Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste e Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tu Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Dal Libro di Cielo, volume 2, capitoli 57 e 58, 12 e 13 agosto 1899. Questa mattina il mio adorabile Gesù, dopo che mi ha fatto per qualche tempo aspettare, è venuto dicendomi: Figlia mia, questa mattina voglio uniformarti tutta a me. Voglio che pensi con la mia stessa mente. Voglio che guardi con i miei stessi occhi. Voglio che ascolti con le mie stesse orecchie, che parli con la mia stessa lingua, che operi con le mie stesse mani, che cammini con i miei stessi piedi e che mi ami col mio stesso cuore. Dopo ciò Gesù univa i suoi sensi nominati di sopra i miei e vedevo che mi dava la sua stessa forma, non solo, ma mi dava la grazia di farne quell'uso che fece egli stesso. E poi ha seguitato a dire: Grazie grandi io verso in te, ti raccomando di saperle conservare. Ed io temo assai, o mio diletto Gesù, nel conoscermi tutta piena di miseria e che invece di far bene faccio cattivo uso delle grazie tue. Ma quel che più mi fa temere è la lingua, che spesso mi fa sdrucciolare nella carità verso il prossimo. E Gesù, non temere, ti insegnerò io stesso il modo che devi tenere nel parlare con il prossimo. La prima cosa. Quando ti si dice qualche cosa che riguarda il prossimo, getta uno sguardo sopra te stessa ed osserva se tu sei colpevole di quello stesso difetto. Ed allora il voler correggere è un voler indignare me e scandalizzare il prossimo. La seconda, se tu ti vedi libera da quel difetto, allora sollevati e cercherai di parlare come avrei parlato io. Così parlerai con la mia stessa lingua. Facendo così non difetterai sulla carità del prossimo, anzi, coi tuoi discorsi farai bene a te e al prossimo, e da me darai onore e gloria. Continuava a farsi vedere questa mattina, quando appena minacciando sempre castighi, e mentre io facevo per pregare che si placasse, come un lampo mi sfuggeva davanti. L'ultima volta che è venuto si faceva vedere crocifisso e mi sono messa vicino a baciare le sue santissime piaghe, facendo varie adorazioni. Ma mentre ciò facevo, invece di Gesù Cristo ho visto la mia stessa immagine. Sono restata sorpresa ed ho lasciato di fare ciò dicendo: Ma Signore, che sto facendo? A me stessa sto facendo le adorazioni? Questo non si può fare. E nell'atto stesso la mia immagine si è cambiata nella persona di Gesù Cristo e Gesù mi ha detto: Non ti meravigliare che ho preso la tua stessa immagine. Se io soffro in te continuamente, quale meraviglia c'è che ho preso la tua stessa forma? E poi non è per farti una mia stessa immagine che ti faccio soffrire? Io sono rimasta tutta confusa e Gesù è scomparso, sia tutto a gloria sua e sia benedetto sempre il suo santo nome. Allora, queste due sezioni che abbiamo appena ascoltato ci portano dinanzi a un tema molto importante, anche questo non riservato semplicemente a Luisa, di nuovo per la straordinarietà delle esperienze qui descritte e che lei viveva. Ma oggi, tra l'altro, è la festa di San Giovanni della Croce, grande dottore mistico, che insegnava a coloro che sono chiamati a percorrere la via stretta della croce come si giunge attraverso di essa all'unione con Dio, unione con Dio, no? Quindi diventare una cosa sola. L'unione, ne ho parlato altre volte, che
c'è una forma di unione, anche di orazione, di unione, che fa parte della vita di grazia ordinaria, è il vertice, cioè è il top, è il massimo a cui si può arrivare con la nostra natura cooperante con l'azione della grazia. È la cosiddetta orazione di diletto. Non l'orazione di quiete, che è il primo stadio invece dell'orazione misticamente infusa, e appunto l'orazione di unione non soprannaturale. E viceversa, attraverso le fasi profonde, ecco, delle purificazioni attive e passive dei sensi e dello spirito, si giunge, secondo la dottrina di questo grandissimo dottore, all'unione con Dio, quindi al fidanzamento spirituale, al matrimonio mistico, che Luisa, come sappiamo, già ci stava qui. Se ricordiamo le meditazioni precedenti, era stato celebrato prima in privato e poi in pubblico il matrimonio mistico tra Gesù e Luisa. Quindi già a questo stadio c'era arrivato, quindi vuol dire che siamo nel 1899, quindi l'unione con la divina volontà va molto oltre, no? E in questo momento Luisa si trova in stato di sposa di Cristo, da un punto di vista e di anima vittima. Questa è la situazione in cui cadono queste grazie, no? Tutto questo però non era la fine e il fine della sua vita terrena, ma tutto questo costituiva nella mente divina preparazione ad altro ancora, che è appunto il regno della divina volontà. Questo deve farci comprendere come la grazia della divina volontà supera addirittura il top, come dire, che il fiorfiore della mistica, Santa Teresa e San Giovanni della Croce, sono i dottori per antonomasia di queste vie mirabili, ma ripeto, costellate di spine, che sono appunto le vie che portano all'unione con Dio. E qui andiamo oltre. Per questo che è importante capire bene alcuni capisaldi, e si va oltre anche vivendo, come dire, in unione con la divina volontà, in maniera, se ho capito bene, spero e credo di sì, ordinaria, cioè una persona che pur senza vivere niente di straordinario raggiunge l'unione ordinaria con la divina volontà, diciamo, a livello di vita di grazia e di effetti che produce la sua vita, supera, ecco, chi sta in stato di matrimonio mistico, almeno sotto certi punti di vista. Quindi questo dobbiamo anzitutto ben focalizzarlo e averlo chiaro, no? Cosa fa Gesù in questi paragrafi? Ecco. Uniformarti tutta a me. Quindi fa in modo che Luisa prenda la stessa forma di Gesù, quindi che ci sia appunto non una trasformazione, ma un'uniformazione. Da due diventano uno. E gliela fa questa cosa, quindi pensare con la mia stessa mente, guardare con i suoi stessi occhi, ascoltare con le sue stesse orecchie, parlare con la mia stessa lingua, operare con le mie stesse mani, camminare con i miei stessi piedi, e amarmi col mio stesso cuore. Adesso ricordiamo bene queste espressioni, no? Se noi andiamo a vedere, per esempio, l'atto preventivo: vieni divina volontà a guardare nei miei occhi, vieni divina volontà ad ascoltare nelle mie orecchie, vieni divina volontà a parlare nella mia voce. Quindi, capite? Le cose che qui Gesù sta facendo vivere in maniera mistica a Luisa, ecco, chi vuole imparare a vivere nel regno della divina volontà, l'atto preventivo è una delle prime cose che devi imparare a dire tutti i giorni, lo si comincia già a invocare dinanzi al Signore, no? Guardare nei miei occhi, ascoltare le mie orecchie, parlare con la mia voce, operare con le mie mani, camminare nei miei piedi, amare col mio cuore. Sono familiarizzazioni che dobbiamo compiere, no? Certo, qui tutto questo avviene. Cioè, Luisa si accorgeva, univo i suoi sensi nominati di sopra i miei e vedevo che mi dava la sua stessa forma, ma non solo, ma mi dava la grazia di farne quell'uso che ne fece egli stesso. E qui Gesù fa un monito:
monito che, mi raccomando, grazie grandi io verso in te, ti raccomando di saperle conservare. Le grazie che il Signore ci fa, ordinarie o straordinarie che siano, non vanno sciupate, non vanno dilapidate, non vanno, come dire, non vanno accolte con tiepidezza, senza grande gratitudine, quindi vanno custodite, vanno conservate. Abbiamo l'esempio della Madonna, quel passo bellissimo del Vangelo di San Luca. Maria serbava queste cose meditandolo nel suo cuore, no? Quindi la Madonna era piena di grazia, ma ha conservato tutte le grazie, no? Non mi ricordo di quale personaggio biblico, adesso mi viene in mente un versetto della scrittura, no? Che si dice che conservò, non lasciò andare in vano uno solo dei doni dell'Altissimo, no? Adesso non mi riesco a ricordare di chi parlava, se era il profeta Daniele, adesso non mi ricordo, no? C'è un passo biblico, insomma, no? E che poi ne fa eco Gesù nel Vangelo con la famosa sentenza: a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, no? O le parabole dei talenti o delle mine. Le grazie del Signore vanno conservate e custodite anzitutto. Quindi non bisogna lasciare, cioè non bisogna lasciarle scorrere nella nostra vita così, no? Conservate proprio sotto tutti i punti di vista, conservate anche nel ricordo vivo del nostro cuore, perché possono appunto essere di sprone, l'abbiamo visto nei giorni passati, no? Non soltanto alla custodia della grazia, ma alla corresponsione alla grazia che il Signore si aspetta, no? Luisa, nella sua umiltà, manifesta il suo conoscersi pieno di miseria e teme di fare cattivo uso delle grazie sue. Questo è tipico di tutti i veri santi, anche quando, diciamo, non ci fossero gravi ragioni per avere questo timore. Ecco, si accorge, e questo è un punto di esame di coscienza che deve essere sempre presente quando facciamo le confessioni, di poter sdrucciolare con la lingua nella carità del prossimo. E Gesù fa una piccola lezione, che questa sarebbe bene come tutte ricordarle. Supponiamo che si veda un difetto nel prossimo, o che si veda, o che qualcuno ce lo racconti. Allora, getta uno sguardo sopra te stessa ed osserva se tu sei colpevole di quello stesso difetto. E qui dobbiamo essere sempre molto sinceri e onesti con noi stessi, ricordando che molte volte le cose che più ci urtano perché sono lo specchio della nostra brutta persona. Ecco. E questa, diciamo, profonda introspezione, questa capacità di guardarci dentro, e questo, come dire, ecco, stare dentro il nostro nulla, che è una delle forme che alimentano l'umiltà, ma non l'unica, è fondamentale. È graditissimo davanti al Signore. Se dovesse capitare che proprio a livello oggettivo, cioè un difetto di cui uno proprio non si vede, insomma, colpito, poniamo che si veda uno che è non so, un tirchiaccio di prima categoria, e io guardo, insomma, dico: sì, vabbè, sicuramente non sarò un mostro cioè, non ho venduto tutti i miei beni per darli ai poveri, però così tirchio non me ce sento, ecco, non è che non me ce sento perché non me ce voglio sentire, perché sulla base di riscontri oggettivi, no? Si vede subito se uno è tirchio oppure no, adesso non vorrei far scadere l'altezza della meditazione, no? Quando vai in giro con qualcuno, offri tu mai, aspetti sempre che pagano gli altri, per esempio, no? Se è un esempio sciocco, la fai l'elemosina, che elemosina fai? Metti 2 centesimi, quando c'è da fare l'elemosina, non fai elemosine degne di questo nome, insomma, no?
Certo, non dico che bisogna tutti quanti vendere tutto e darlo ai poveri come facevano i santi, insomma, no. Se una persona manifesta questa forma, diciamo così, di almeno di lotta all'attaccamento al denaro, non si può dire che in atto è tirchio. Ecco, forse sarebbe sempre bene pensare che lo siamo in potenza, quindi che se il Signore non ci aiutasse diventeremmo peggio di quegli altri. Allora, quando ci fossero queste cose, cerca di parlare, se proprio ti capita l'occasione, come avrei parlato io, quindi per far notare un qualcosa che non va, usare la massima, come dire, carità e dolcezza che avrebbe usato Gesù. Ma quando un difetto ce l'abbiamo pure noi, Gesù dice attenzione che il voler correggere è un voler indignare me e scandalizzare il prossimo, perché ti dicono subito, parla uno, dice, pensa prima ai peccati tuoi e poi a quelli del prossimo, no? Non guardare la pagliuzza nell'occhio del fratello e poi non vedi la trave che c'è davanti agli occhi. Ecco, ancora più bello, o meglio, un'altra faccia della stessa medaglia, quell'altro processo di uniformazione, di immedesimazione che avviene, no? Vedete come le due dimensioni della sponsorità e dell'essere vittima sono significate in tutti e due questi capitoli, no? Quindi, due sposi cosa sono? Due in una sola carne, giusto? Lo sappiamo anche dal Vangelo, no? È Gesù che dice, pensa con la mia stessa mente, guarda con i miei stessi occhi, ascolta con le mie stesse orecchie, ama con il mio stesso cuore. Quindi viene a essere uno con lei. D'accordo? Noi umani, purtroppo, intendiamo l'essere una sola carne in un modo molto ben basso e determinato, per carità, per gli sposi umani c'è anche quello, carità, quindi, anzi, se non c'è quello il matrimonio non è perfettamente celebrato in questo mondo. Però l'unione non è quello, l'unione è quella che è, il matrimonio mistico è un matrimonio vero, quindi che non c'è niente da invidiare al matrimonio terreno. Così come il matrimonio tra Maria e Giuseppe era un matrimonio vero, erano una cosa sola Maria e Giuseppe, quindi pur senza aver vissuto nulla di ciò che riguarda, che attiene alla sfera minima, ma anche minima della concupiscenza o della sessualità. E invece è vittima e quindi qui stava adorando il crocifisso e vede che il crocifisso è lei. Ho visto la mia stessa immagine e si è preso un colpo chiaramente che dice ma mica posso fare l'adorazione a me stessa. E dice ma che è successo? E Gesù dice non ti meravigliare che ho preso la tua stessa immagine se io soffro in te continuamente. Allora qui c'è un mistero e questo anche noi ce lo dobbiamo ricordare bene perché tutti siamo chiamati per carità. Nessuno si mette in testa di andare a fare ogni tanto conosciuto qualche, non vorrei insomma dire espressione offensiva, qualche scriteriato, ecco, che se ne va davanti a Gesù Cristo o alla Madonna a fare l'offerta come vittima, quando non è buono manco a tenere la bocca chiusa quando dovrebbe tenerla chiusa, insomma, no, queste non sono cose che si fanno a cuor leggero, ecco, sono cose che si fanno per una precisa chiamata divina, sotto stretta direzione spirituale, quindi sotto stretto controllo, eccetera, no? Però noi non siamo vittime, però un digiuno lo possiamo fare, una penitenza lo possiamo fare, una preghiera lo possiamo fare, no? Ecco. E siamo comunque membra di Cristo perché siamo battezzati, facciamo parte della Chiesa che è il mistico corpo di Cristo, no? Allora, cosa scrive San Paolo? San Paolo scrive nelle sue lettere, sono lieto delle sofferenze che sto vivendo, e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che era Chiesa, cioè nelle sofferenze dei suoi le anime vittime sono il top, d'accordo? Perché riproducono delle sofferenze insomma molto intense, vissute in grado molto alto e molto eroico, però Gesù dice sono io che soffro in te. Quindi questo facciamo attenzione perché cosa è successo? Che l'umanità di Gesù adesso è gloriosa, non può soffrire adesso. Cioè Gesù nelle sue membra non può soffrire, perché la sua umanità sta in stato di beatitudine,
Insomma, d'accordo, essendo sceso al cielo. Il problema è che, ricordiamo sempre qui, non vorrei trasformare una meditazione in una catechesi, però insomma, per capire, no? Le sofferenze sono necessarie alla redenzione dell'umanità sotto due punti di vista, dal punto di vista dell'acquisto della grazia. Allora, le sofferenze di Gesù e di Maria hanno realizzato la redenzione, cioè i meriti infiniti del loro patire con amore sono stati offerti al Padre come soddisfazione, espiazione e riparazione per i peccati di tutto il genere umano. Hanno saldato il debito dell'umanità con Dio e hanno riaperto i canali della grazia. Cioè, da quel momento in poi Dio riapre i rubinetti della grazia, basta che si invoca il nome di Gesù. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Il Nuovo Testamento non ci mostra la piena partecipazione della Madonna in maniera esplicita a questa operazione, quindi la sua corredenzione, se non attraverso dei cenni, no? La presenza di Maria sotto la croce, eccetera. Ma lo è, e lo è veramente, anche se questa dottrina ancora non è stata dogmaticamente definita, ma io credo che lo sarà, e lo sarà non troppo tardi. Quindi nessuno avrebbe avuto la capacità e la forza di riaprire le porte del cielo perché ci volevano due innocenti e nessuno lo è, e ci voleva anche qualcuno che avesse la stessa dignità del soggetto offeso dal peccato. Ecco perché il Verbo si è fatto carne e il sacrificio è stato offerto dall'uomo Dio, perché era un sacrificio di valore infinito e offerto anche a chi è di pari dignità rispetto all'offerente. Chiaro? Ecco. Solo che questa operazione, capite, se io ho una diga disponibile, d'accordo, quindi una diga che è stata riaperta, però ci vogliono i tubi che ti portano l'acqua dentro le case. Questi tubi che portano l'acqua dentro le case sono le sofferenze nostre. La Chiesa ha sempre insegnato che le nostre penitenze, sacrifici, preghiere non causano la grazia di Dio. Questa è la causa della sofferenza di Gesù e quella della Madonna, ma concorrono a che essa arrivi, sia distribuita alle persone. Questo sì, d'accordo? Questo sì. E anche in ordine agli effetti espiatori, cioè io offro un sacrificio per un peccatore, Dio gli risparmia, come dire, non lo so, una grossa tribolazione. E lo richiama alla grazia magari in maniera indolore, quindi semplicemente mandandogli una profonda emozione nel cuore o mandandogli uno che gli fa una bella predica, anziché mandandogli una botta, insomma, no? Perché me la sono presa io la botta che volevo al posto suo. Ecco, quindi queste cose bisogna farle. E però l'efficacia di queste cose, Gesù spiega, trae origine non da noi, ma dal fatto che è Gesù che soffre in noi attraverso la nostra umanità, quindi quello che lui non può più fare perché la sua umanità è gloriosa e beata, lo continua a fare attraverso di noi. Ecco perché è così importante. Questo vale per tutti. Le anime vittime, se non fanno bene il loro lavoro, sono guai per tutti. Ecco, tante volte Gesù, perché conosce un pochettino di agiografia. E ce ne sono state tante, ce ne sono attualmente viventi sicuramente tante anime vittime, su questo non c'è assolutamente nessun dubbio, non sappiamo chi siano, non sappiamo dove stanno, ma ci sono. Guai a loro se non fanno bene il loro lavoro, d'accordo? Perché come diceva San Giovanni della Croce questa mattina nell'ufficio delle letture, dice: molti amano i diletti che vengono dal Signore, ma quasi nessuno ama la via per cui questi diletti si raggiungono, che è quella della nuda croce. Noi vorremmo tutti quanti godere senza passare attraverso la tribolazione, ma così non è. Ecco. E le vittime procurano, vivono in se stesse, perché vedete, lo sposalizio e l'essere vittima sono due cose che vanno insieme. Però producono dei grandi effetti benefici su di sé, per le grazie che vivono, ma anche sul prossimo, per le grazie che attirano, a condizione però che siano fedeli alle loro offerte. Vorrei chiudere, siamo in chiusura, su una considerazione, ecco, di come
Luisa cerca di placare i castighi, no? Mi sono messa vicino a baciare le sue santissime piaghe facendo varie adorazioni. Allora, questo gesto, ne ho parlato altre volte, noi dobbiamo farlo, e il più spesso possibile, è uno dei gesti più santificanti che esiste, cioè fare il segno della croce oppure baciare le piaghe del crocifisso, sono due parte potentissimi sacramentali che ci santificano immensamente, ma il secondo, quindi baciare le piaghe del crocifisso, è un grandissimo gesto di riparazione. Io altre volte ho consigliato, no? Questo gesto si può fare in ginocchio davanti al crocifisso, si può fare unendo a ogni bacio un atto d'amore, si può fare, come facevano alcuni santi, unendo ad ogni bacio alle piaghe una genuflessione, appunto per riparare tutte quante le innumerevoli riverenze che si fanno verso la presenza di Gesù, no? Ti capita di andare in chiesa, partecipi a una messa e ti vedi oggi uno spettacolo purtroppo tristemente molto diffuso. Ci sono quei. Ma non vorrei essere, insomma, lasciamo perdere, quelle persone che rimangono in piedi anche durante la consacrazione, che non si vergognano per niente, insomma, che i demoni si inginocchiano davanti a Gesù e loro rimangono in piedi. Questo penso che si possa dire come stoccafissi, no? Che era un'offesa gravissima fatta al Signore, probabilmente non si rendono conto di quello che fanno. Ecco, un ottimo modo per riparare quell'offesa, ti metti davanti al crocifisso e fai 30 genuflessioni. Perché ricordiamo sempre che per neutralizzare il male deve essere riparato. Questo è un caposaldo fondamentale della vita nella divina volontà. No? E le riparazioni consistono in gesti uguali e contrari rispetto a quello con cui è stato offeso il nostro Signore, no? Perché le penitenze cosiddette corporali che traggono, diciamo, il proprio analogatum princeps, dicevano i classici, quindi il proprio, diciamo, analogato principale dal digiuno, sono necessarie perché riparano i peccati impuri. E quanti peccati impuri vengono commessi oggi? Perché il digiuno ripara un peccato impuro? Cioè, è ovvio che c'è un motivo, no? Perché il peccato impuro è un dare al corpo un piacere bestiale contro la legge di Dio, piacere non lecito. E il digiuno è un privarsi non soltanto di un piacere come quello di mangiare, ma di un piacere necessario connesso alla nutrizione. Per amore di Dio, quindi capite che è il contrario di quello che fa una persona con un atto impuro, no? Fare 33 genuflessioni baciando le piaghe del crocifisso è un gesto di amore e di adorazione che è il contrario di chi sta in piedi dinanzi alla consacrazione, che manifesta certamente non un grande amore e certamente da un punto di vista oggettivo la mancanza di adorazione e di riverenza dovuta alla presenza reale di Gesù. Ecco, quindi questo anche per trarre un po'. Sempre molto importante quando facciamo queste meditazioni, quando si fa la meditazione, di non guardare queste cose, uno legge queste cose, ah, che bello Luisa, ha detto Gesù che è una cosa sola, e poi era diventata come un crocifisso perché era la mia vittima, che bello giro pagina, no? Ecco, no, dobbiamo sempre cercare di entrare dentro questi insegnamenti, facendoli nostri, ricordando sempre che, come ho detto tante volte, lo straordinario ha delle forme ordinarie di condivisione e di attuazione che da noi devono essere vissute e che da noi devono essere intesi come forme e strumenti di preparazione e di crescita continua per entrare nel regno della divina volontà.
Bene, Divina Maria, insegnaci a vivere in stato di continua, costante unione con Gesù, ecco, attraverso la fusione da vivere costantemente con la Divina Volontà, gli atti di unione con la Divina Volontà, l'atto preventivo e tutto quello che le anime che entrano in questo mondo piano piano vanno imparando. Anche queste sono grazie grandi da custodire, da conservare, da non disprezzare, ecco, da non considerare cose di poco conto, anche con tutto, diciamo, il lavoro, lo sforzo, l'attenzione, l'esercizio ascetico che chiedono. E aiutaci anche a comprendere l'importanza dell'offerta davanti al Signore e con le nostre piccole cose, però Gesù compie dentro di noi, offerte a Lui attraverso la tua intercessione. Molti sono i benefici che silenziosamente possiamo procurare alla Chiesa e al mondo. Così sia. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.